Buongiorno a tutti, eccoci qua puntuali come sempre, parte una nuova puntata di Zona Verde, oggi siamo alla 19ª puntata e siamo sempre più felici di essere con voi e chiacchierare di svariati argomenti sempre molto interessanti. E oggi parleremo di matrimoni al tempo del Covid. Intanto vorrei salutare come sempre le mie co-conduttrici che sono con me ormai da quasi 20 puntate. Ciao Federica, come va? Ciao Yolanda, tutto bene? Tutto bene, ciao a tutti. Bene, ciao Fede. Federica Piccinini, sweet as a candy, mamma di tre bimbi. E poi Veronica, ciao Vero. Ciao ragazze, buona giornata a tutti. Come andiamo? Bene? Tutto a posto? Domanda di riserva. Va bene, ne parliamo dopo, va bene. Veronica Viganò, 40 spesi bene, mamma di due ragazzi. Poi, come sempre, alla regia abbiamo Elena, che mi passerà i vostri commenti. Vi ricordo che se volete, adesso seguite la puntata, seguite i nostri ospiti, poi se avete domande per loro potete metterle nei commenti sotto alla diretta, la regia ce le passerà e noi passeremo le domande ai nostri ospiti. Inoltre, vi ricordo che tutti i siti e le cose che citeremo durante la puntata verranno sempre dalla regia messe nei link sotto alla diretta, nei commenti sotto la diretta, per cui potrete raggiungere tutti i siti e i contenuti interessanti di cui parliamo oggi. Oggi appunto parliamo di matrimoni, matrimonio al tempo del Covid, perché per tutti questa quarantena è stato un momento così, diciamo, abbastanza critico, ma provate a pensare a chi magari ha organizzato per un anno il proprio matrimonio e il proprio matrimonio era nella primavera del 2020, cioè veramente è veramente un po' un problema, diciamo, e vogliamo capire appunto come si sono regolati un po' tutti. La pandemia ha congelato tutte le possibilità di fare festa e quindi adesso vorremmo capire, visto che le maglie si stanno un po' allargando, se partiranno dei matrimoni ancora più grandi perché c'è voglia di fare grande festa, o se invece si preferisce fare delle cose magari più raccolte perché ci si è resi conto che l'importante è la famiglia e gli amici più stretti. Quindi ne parleremo con degli ospiti davvero esperti. Il primo fra tutti che arriverà per primo tra noi è Angelo Garini, che è un famosissimo wedding planner che ha una sua agenzia su Milano che si chiama Immagina, e che ha trasformato in realtà i sogni già di tantissimi sposi. In seconda battuta coinvolgeremo una fashion blogger di abiti, fashion, scusate, una fashion designer di abiti da sposa e poi un'esperta di etiquette e di montone, però non voglio anticiparvi troppo i tempi. Comincerei con Angelo, se dalla regia lo fanno entrare. Angelo, buongiorno. Eccomi. Eccolo qui, buongiorno. Buongiorno. Tutto bene? Visto, tutto benissimo, grazie. Ci tengo a precisare, visto la presentazione delle altre signore, io padre di due ragazzi e nonno di un bambino di 2 mesi. Bravo, grandissimo. E hai organizzato anche il battesimo per caso? Ancora no, ancora no. Era tutto in programma, però abbiamo dovuto rimandare. Vedi, Siamo sei. verso la fine dell'estate. Avevi anche tu la cerimonia organizzata nella primavera del 2020. Vabbè, Sì. così racconti anche l'esperienza diretta. Senti, ma appunto in un momento di così grande difficoltà per tutti gli sposi, e adesso mi viene da dire anche per i genitori che hanno dei altri tipi di cerimonie, come i battesimi, in che modo hai adattato il tuo ruolo a questa situazione? Allora, diciamo che io per natura sono un ottimista e sono una persona propositiva con sempre tante idee, eccetera. Per cui, in un momento che è veramente di difficoltà, ho pensato che fosse il caso di mettere in piedi una sorta di operazione di supporto alle coppie in difficoltà. Quindi, ho creato questo progetto Save the Wedding, per cui, con un team di persone che fanno parte appunto del mio gruppo, che si sono formate con me, ci siamo messi a disposizione di coppie che per varie ragioni siano in difficoltà, quindi possono essere persone che magari sono state in prima linea, stiamo seguendo per esempio un'ostetrica, piuttosto in prima linea appunto nell'emergenza, piuttosto che persone che magari in tempi normali non avrebbero pensato di inserire nel loro budget un wedding planner, ma si trovano adesso in difficoltà perché magari per 3 mesi lontani dalla destinazione che hanno scelto per il matrimonio e che si vogliono sposare nel 2020.
Il nostro supporto è totalmente gratuito, quindi ci rivolgiamo a delle coppie che selezioniamo in base alle richieste che riceviamo, dove capiamo che effettivamente c'è una situazione di necessità che può essere dal punto di vista creativo, organizzativo, anche di supporto psicologico, perché c'è bisogno anche di quello, c'è bisogno di far sentire alle coppie che ci siamo e che li stiamo seguendo. Ecco, quindi questa è stata la grossa operazione che ho messo in piedi e che sta andando bene, per cui abbiamo già una decina, anzi 12 matrimoni ad oggi avviati in varie parti d'Italia, che speriamo di portare avanti nel migliore dei modi, insomma. Angelo, posso darti del tu, vero? Come no, certo. Io ti volevo chiedere che cosa senti di consigliare ai tuoi clienti, cioè in questo momento è meglio, come dire, dedicarsi a un matrimonio magari più semplice, più piccolo e più ristretto, oppure vale la pena aspettare e celebrare questo grande giorno così come ce lo siamo sempre sognati, quindi in grande? Allora, diciamo che io metto il matrimonio e il significato del matrimonio prima di tutto. Questo io lo dico anche alle coppie di sposi che ho davanti quando mi dicono: ma che cosa succede se dovesse venire a piovere? Succede che ti sposi lo stesso e devi essere più che felice perché ti stai sposando. Quindi, partendo da questo punto di vista, io ritengo che se nel progetti di vita della coppia, questo era l'anno dedicato al matrimonio, sia importante mantenere questa data, perché poi da un matrimonio dipende veramente l'evolversi della vita, quindi la decisione dei figli, quando nasceranno questi figli, insomma, cioè rimandare cambia tante cose, per cui secondo me è importante, io sto cercando di consigliare di mantenere il matrimonio nel giro di questi mesi, ovviamente molti sono già stati spostati, sono un sostenitore dei matrimoni in inverno, quindi sto veramente sostenendo ancora di più in questo periodo, ma l'ho sempre fatto, la bellezza dei matrimoni nel periodo di Natale, nel periodo invernale, e quindi direi che magari adattando il numero degli ospiti, riducendo un po' quello che era nel progetto iniziale, il mio consiglio è di cercare di sposarsi. Poi, se ci sono le possibilità, perché non pensare ad una festa, come dire, a più ampio raggio, da fare l'anno prossimo? No. Questo è interessante. Poi io prima, mentre eravamo fuori onda, avevo chiesto ad Angelo quasi quasi di riorganizzare il mio anniversario di matrimonio. Quindi un'occasione per fare una festa dopo tanti anni, magari può essere anche piacevole per noi che ci siamo sposati già da un po' di anni. Assolutamente sì. Sì, poi scommetto che ti capiterà di organizzare feste di anniversario. Mi è capitato, e tra l'altro la festa rispetto al matrimonio, che è comunque un evento di tradizione dove c'è un protocollo da rispettare, io sono per il matrimonio. Poi è bello fare festa, però il matrimonio è un evento di tradizione. Ecco, fare anche una festa che invece è completamente distaccata da quello dà la possibilità veramente di spaziare con la fantasia in maniera più ampia, quindi è un'ottima idea, anche una festa di anniversario. Sì, ma infatti prima parlavamo del battesimo piuttosto che del matrimonio tradizionale, oppure appunto di un rinfrescamento delle promesse nuziali, come vogliamo, rinnovamento, scusate. Ma secondo te qual è l'elemento clou, l'elemento imprescindibile di qualsiasi celebrazione di successo che renda felici gli sposi, gli invitati? Qual è il segreto? Quale elemento non può mai mancare? Allora, più che un elemento è un atteggiamento. Allora, gli sposi, io lo ripeto sempre, devono ricordarsi che sono i padroni di casa, nel senso che stanno invitando ad un evento, ad un loro evento, come se invitassero a casa loro. E tutto va calibrato su questa dimensione. Devono fare in modo che tutti gli ospiti siano accolti nel migliore dei modi e si sentano bene. Perché se io faccio una festa per un diciottesimo, tendenzialmente avrò ragazzi che hanno delle esigenze. Ma se faccio un matrimonio, io avrò gli invitati più grandi, avrò magari qualcuno che porti i bambini, e quindi è necessario fare in modo che tutti trovino delle condizioni di accoglienza ideali. E gli sposi devono avere un'attenzione verso tutti gli ospiti, per cui questo vuol dire non abbandonarli per andare a fare le foto, cosa che ormai sta un po' passando di moda, grazie a Dio. Non mi piace il tavolo da due perché comunque... Vai. È andata via la voce. Angelo, è andata via la voce. Dal tavolo da due è andata via la voce. Okay. Stavamo seguendo. Quindi, diciamo che questa,
sono un po' le regole. Poi sicuramente se dobbiamo parlare di qualche cosa invece di più pratico, di più concreto, è importante creare la giusta atmosfera, quindi una sorta di equilibrio tra le scenografie, i fiori, le luci, le candele, le musiche. Quindi bisogna trovare il giusto punto di equilibrio senza mai eccedere in niente. Quindi tutto perfetto. Si vede l'esperienza da come racconti queste cose, no? E la passione che ci metti nell'organizzare i matrimoni. No, stavo pensando che una volta mi hanno invitato a un matrimonio mega VIP e mancava esattamente di quello che dice Angelo. Ecco. Sì. Anche se era un matrimonio estremamente munifico, diciamo. Sì. Certo. Ma purtroppo lì potremmo aprire un altro dibattito su cosa è bello, cosa è elegante, qual è lo stile vero, insomma, che non è mai nell'eccesso. Esatto, la puntata 2, matrimonio 2, la vendetta, e raccontiamo e tiriamo fuori le varie cose. Ascoltami, ma invece quali sono le tendenze per le cerimonie 2021? C'è qualche novità, qualcosa che sta tornando di moda? Beh, allora, hai anticipato la presenza di una famosa fashion designer che tra poco comparirà, sarà con noi, e con lei stiamo proprio lavorando ad un progetto importante sullo studio delle tendenze. Ah. Sicuramente posso anticipare che l'idea è quella di un ritorno ai valori della famiglia, del proprio spazio, della propria casa e anche del proprio spazio verde, di cui tutti in questi mesi, in queste settimane, abbiamo sentito veramente la mancanza. Quindi una presa di coscienza di quello che è veramente importante. E vogliamo vedere come un aspetto positivo della tanta negatività che abbiamo dovuto vivere, che stiamo ancora vivendo per questo periodo così difficile. Io avrei una curiosità, perché tu hai organizzato tantissimi matrimoni stupendi, ma c'è un matrimonio di personaggi celebri, anche del passato, che ti sarebbe piaciuto organizzare? Allora, io ho un noto personaggio che per me è un grandissimo esempio di stile, di eleganza, di abnegazione, ed è la regina Elisabetta, e che fra l'altro anche io dico sempre, la porto sempre ad esempio, perché oggi purtroppo noi mandiamo le mail, riceviamo richieste dai clienti, soprattutto lavorando con l'estero, vogliono il preventivo dopo 5 minuti che arriva la richiesta, si calcolano i 30 secondi di risposta, altrimenti l'hai perso. Bene, dopodiché il cliente non risponde più, piuttosto che contatti di lavoro dove l'interesse magari più dalla nostra parte che dall'altra non ti rispondono. Ecco, la regina Elisabetta ha risposto alle mie lettere, quindi per me lei è un grande esempio, e tornando indietro nel passato, se potessimo trovarci nello stesso periodo, mi sarebbe piaciuto organizzare il suo matrimonio, perché tra l'altro è stato un matrimonio molto importante proprio a livello sociale, in quanto c'era la ripresa della Gran Bretagna dopo tutto quello che aveva subito durante la Seconda Guerra Mondiale, e quindi era un momento di grande gioia. Quindi lei per me resta veramente un esempio, gliel'ho scritto e lei mi ha risposto, ecco, quindi direi lei, la regina Elisabetta. Vedi? Grandissima. Veramente. Senti, grazie Angelo, mi sembra che sei stato molto esaustivo, interessante nelle tue risposte, ma ti prego di restare con noi, adesso introduco le altre ospiti, che avremo poi altre domande, poi magari ne arriva dal pubblico e quindi ti passeremo le tue domande. Certo. Grazie. Chiedo alla regia a questo punto di far entrare, e approfondiremo ancora l'argomento matrimoni, con le nostre due ospiti, che sono Anna Gemma Lascari, che è fashion designer e couturier, credo che si dica così, poi semmai mi correggerà lei, che con la sua visione fresca e innovativa crea abiti da sposa veramente bellissimi, personali ed unici, e che da poco, tra l'altro, segue una rubrica su Blog Mamma, che è un nostro magazine di Fattore Mamma dedicato alle mamme, e ci intrattiene appunto con fotografie e descrizioni di cerimonie e abiti da sposa. E poi con Elisa Motterle, che è invece esperta di galateo ed etiquette, è l'unica specialista italiana, lo leggo perché non voglio sbagliare, ad aver conseguito la certificazione Etiquette Trainer presso la prestigiosa International Protocol and Etiquette Academy di Londra, che quindi è specializzata in etiquette internazionale. Buongiorno. Buongiorno alle mie ospiti. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora,
Partiamo con Anna Gemma. Anna Gemma, intanto svegliamo questo segreto, cioè questa notizia che ormai si è persa nel tempo, purtroppo, che Anna Gemma ha realizzato il mio vestito di nozze, per questo che ci conosciamo da tempo, purtroppo, perché purtroppo nel senso che è passato troppo tempo, ma va bene. Anna Gemma, a parte gli scherzi, cosa consiglieresti ad una sposa indecisa sull'abito da scegliere? Cioè, io immagino che di solito le spose quando arrivano hanno delle idee abbastanza chiare, no? Però capita invece che magari arrivi qualcuna che non ha un'idea molto precisa, oppure arriva, poi vede tanti abiti, va un po' in confusione. Tu cosa fai? Come le aiuti a scegliere e qual è il tuo approccio? Allora, buongiorno a tutti, sono molto contenta di essere qui con voi, una bellissima comitiva, una bellissima compagnia. Per rispondere alla tua domanda, Yolanda, cerco sempre di affrontare l'argomento la sposa singolarmente, e come se fosse proprio un progetto di moda, un progetto unico. Quindi chiedo alle ragazze, alle spose, di creare una ricerca iconografica. Quindi come si fa nella moda, si ricerca. Devono preparare una piccola ricerca iconografica. Chiedo sempre di portarmi una foto della loro madre o della nonna di nozze, perché guarda, le ragazze quasi sempre hanno nel cuore e nella mente l'abito della mamma. Dopodiché, quando vengono in atelier, ci sono una serie di abiti, chiamiamoli di tipologie, di archetipi, che loro possono provare per capire cosa sta meglio. Guarda, non c'è come lo specchio per capire cosa ti sta bene, perché la ragazza magari pensa che una linea, una certa linea, una data linea possa funzionare sulla loro silhouette, in realtà provando e anche proprio senza parlare, lo specchio è il miglior giudice. Per cui si cerca di farle arrivare per gradi ad un'idea che è quella che per me è la migliore per loro. Ecco, penso di essere ormai una buona consulente in questo, e cercare di avvicinarmi il più possibile a quello che a loro sta bene. Come ho fatto con te, Yolanda. Bravissima, infatti. Io avrei due domande invece per Anna Gemma. La prima è se esiste un abito da sposa che possa essere definito in qualche modo etico. Adesso poi se ne sta parlando molto, quindi un qualcosa che vada al di là delle mode, ok? E la seconda invece riguarda un po' il Made in Italy. Tu sei grande promotrice del Made in Italy, quindi volevo capire da te qual è quel qualcosa in più che soltanto noi riusciamo a dare, a trasmettere nelle nostre creazioni, e quindi in sostanza secondo te che cosa consiste il nostro savoir-faire? Dunque, per quanto riguarda la prima domanda, quindi l'abito etico, è fondamentale per noi che andiamo a costruire, per le spose che andranno a costruire una famiglia, partire da un atteggiamento etico, non solo sull'abito ma a 360 gradi. Angelo in questo è un grandissimo esperto. Per cui tornare alla tradizione, tornare a provare di fare azioni, attivare delle azioni nel rispetto dell'ambiente, nel rispetto di chi purtroppo non si può permettere nulla. Quindi volendo cercare di fare un abito, come poi ha fatto anche Vittoria, giusto? No, ho un attimo un lapsus, l'altro prima stava parlando dell'abito che poi ho utilizzato moltissimo. Veronica, esatto. Scusami, certo. Scusami Veronica, io sui nomi sono un po' una frana. Dunque, stavo dicendo questo, ho lanciato questo progetto già da un paio di anni, è sull'abito da sposa reusable, ma nel senso che l'abito non deve essere semplicemente accorciato, l'abito deve nascere reusable, quindi bisogna progettarlo in maniera accurata, cioè non fai un abito bianco, tagli la lunghezza e rimani come, insomma, si diventa un po' ridicoli. In realtà bisogna pensarlo prima. Quindi dico sempre alle mie spose, ragazze, vogliamo pensare di non mettere questo abito in un cassetto oppure in un scatolone e poi che diventa spazzatura? E allora loro dicono, sì, Anna Gemma, ma cosa mi proponi? E allora insieme
è un atteggiamento etico, è proprio è il pensare insieme a qualcosa di positivo per l'ambiente e per il futuro dei nostri figli. Visto che siamo tutte mamme, io ho 3 figli, e per me è importante che il futuro per loro sia qualcosa di pulito, qualcosa di bello, anche almeno a livello mentale. E poi ognuno agirà secondo coscienza. La seconda domanda, il Made in Italy, è come Angelo sempre, siamo grandi sostenitori del Made in Italy. Quando posso consumare tessuti italiani lo faccio al 100%, mi distolgo a volte sul pizzo francese, ma lì ecco, è un peccato che mi posso permettere perché lo amo terribilmente il pizzo francese, però tutto quello che utilizzo è Made in Italy, le maestranze, le mie premiere cioè si lavora a chilometro zero, quindi noi andiamo col tram, andiamo in bicicletta, andiamo a piedi, cioè l'abito non si sposta su ruota, non creiamo, cerchiamo di consumare il meno possibile, a proprio livello anche proprio ambientale. E quindi i miei abiti sono made in Milano, non sono made in Italy, e lo dico sempre, e cerco sempre di far capire alle ragazze, cosa non facile, cosa vuol dire fare un abito a chilometro zero, cosa vuol dire fare pochi campionari che poi andranno comunque ad essere eliminati e ad invecchiare inesorabilmente, e di scegliere con un po' un atteggiamento più responsabile. Quindi viva il Made in Italy, su tutta la linea. Molto interessante, ma tu prima hai accennato un argomento di cui io ti volevo chiedere ancora, perché hai detto che quando vengono nel tuo atelier si guardano allo specchio e poi si convincono che quello è l'abito che fa per loro piuttosto che no. Io sono sicura che non sia così facile, vero? Che trucchi usi? Perché io abito vicino a un atelier di abiti da sposa e vedo che tipo di clienti hanno, c'è la ragazzina slanciata, c'è quella che ha una fisicità diversa. E insomma, è difficile anche rinunciare a un sogno, giusto? È un percorso, non è che arrivano davanti allo specchio e dicono è il mio abito, è un percorso guidato. Io sono per creare competenza con la mia cliente. La mia cliente innanzitutto ha un dizionario tessile, per cui io spiego quali sono i tessuti, ma nella loro forma, nella forma reale. Non dico raso, seta, semiseta. Sono esperta di tessuti, ho studiato finissaggi, tessuti, lavoro con le aziende, creo i miei tessuti. La cliente va educata, perché non tutti sanno, anzi nessuno sa di cosa stiamo parlando, perché quando tu dici abito da sposa, sfido chiunque a dividere un abito cinese da un abito italiano, nessuno è in grado di saperlo fare. Per cui è un nostro dovere passare informazioni pulite, vere, quindi informare al 100% la differenza tra un abito sintetico, un abito di tessuto naturale, un abito magari di un tessuto riutilizzabile, cioè ci sono delle cose che devi fare, io non sono l'atelier dove gli abiti sono pronti, entra e vai Veronica, sono una designer che riceve una sposa alla volta, per cui in tempo di coronavirus per me è uguale a prima, e una sposa al giorno massimo, e con questa sposa si inizia un percorso, un discorso, è un'esperienza vera con me, non è prendi e vai, gli abiti da me ci sono, li puoi provare, ma non sarà quello che tu compri, sarà il tuo abito quello che poi alla fine porterai. Questo è sicuramente il tuo valore aggiunto, ma permettimi un'altra domanda che ce l'ho qui, ma sì. Va di più il vestito Kate Middleton Grace Kelly, quindi il pizzetto con la manica eccetera, va più il Sirena, Belen Rodriguez, cioè ci sono anche le mode dei social nella richiesta dell'abito? Più che la moda, da me viene un certo tipo di donna, sono un po' tutte stile Yolanda, diciamo, sono delle donne che hanno... Quindi devi lavorarci molto, Anna Gemma! Sono donne che hanno studiato, che hanno viaggiato, che hanno la consapevolezza, non sono ragazzine. Sono donne che vogliono il proprio abito e vogliono una consulente vera che lavora con lei sulla propria identità, sul proprio sogno. Noi costruiamo il sogno, cioè rendiamo un sogno e ho questa capacità di trasformare un'idea in un abito. Un'idea della sposa che poi si mischia con la mia competenza e alla fine esce un abito ad personam. Poi è chiaro, se mi chiedono l'abito di Kate, è raro. Ad esempio, io in 25 anni non ho mai fatto un abito sirena. Non me lo chiedono, perché tanto sanno che io difficilmente farò un abito sirena, perché Belen Rodriguez non si sposa con me.
Però ho vestito Kim Kardashian, ho vestito Anna Wintour, ho vestito tante donne importanti, la regina di Svezia, e forse le competenze si acquisiscono cammin facendo, per cui diventa importante far capire, far passare sempre questo discorso di cultura dell'abito, cultura della moda, cultura del Made in Italy. Certo. Effettivamente io mi ricordo da questi discorsi che ci sta facendo Anna Gemma, mi ricordo che a me, quando poi ho preso il mio vestito, aveva già detto che poi dopo avrei potuto tagliarlo, cambiare colore, riutilizzarlo, e che io poi non ho avuto coraggio di farlo e quindi basta. Ma lì ci sta. Non è. E poi mi ricordo, è vero, tu forse non fai l'abiti da sirena, ma io ricordo perfettamente che arrivai da te con un'indicazione precisa, perché ovviamente io avevo visto il film della Sirenetta, ovviamente mio grande, e la Sirenetta si sposava con la punta sulla mano. Avete presente l'abito un po' tipo stile medievale? E io volevo quella roba lì. Anna Gemma, per fortuna, non è svenuta, ha saputo mantenere un certo aplomb nella cosa, e poi effettivamente mi ha direzionato su qualcosa anche di diverso. Quindi effettivamente è tutto vero quello che Anna Gemma ci sta raccontando. Va bene. Allora, ti ringrazio. E passo ad Elise, poi torniamo sicuramente con le domande dagli ospiti o altre domande di approfondimento. Elisa, siamo a te a questo punto. Buongiorno. Buongiorno. Tu sei l'esperta del bon ton e dell'etichette, giusto? Sì. E in questo periodo di coronavirus effettivamente ci sono già il nostro modo di approcciarsi alle altre persone è per forza di cose cambiato. Quindi anche il modo di salutarsi banalmente è cambiato. I due bacini, ciao, non se ne parla neanche. Secondo te ci sono altre regole che verranno stravolte, tipo appunto darsi la mano, darsi il bacino, sono già saltate, tutto è. Ma ce ne sono altre a cui magari siamo meno attenti o che non abbiamo notato che verranno, che sono stravolte da quello che stiamo vivendo? Secondo me sì, moltissime, nel senso che a me piace sempre dire che il galateo non è una cosa scritta nella pietra, come può essere invece il cerimoniale che si applica alle situazioni pubbliche, ma è un qualcosa che, avendo a che fare con la nostra vita, diciamo, privata e sociale, si evolve con i tempi. E io predicavo questa cosa, poi è arrivato il coronavirus, sembra quasi per darmi un po' l'opportunità di mostrare come effettivamente sta cambiando tutto. Per esempio, pensiamo anche semplicemente al lavoro. Lo smart working fino a pochi mesi fa era un qualcosa di estremamente difficile da ottenere. Io quando lavoravo in azienda ci ho provato per anni e sembrava, non so, di dover mandare un razzo su Marte. Poi dopo è arrivato il coronavirus e nel giro di una settimana tutte le aziende l'hanno messo in piedi. Ma anche il fatto di lavorare remoto e spesso in maniera asincrona ci impone di fare dei nuovi ragionamenti, perché poi Zoom, meraviglioso, Slack, tutte queste opportunità, questi strumenti che la tecnologia ci offre, purtroppo poi non arrivano con un libretto delle istruzioni su come usarli da un punto di vista sociale. E poi al di là di queste nuove dinamiche di smart working, anche delle vecchie dinamiche, secondo me, sono destinate appunto ad essere capovolte, scardinate. Per esempio, stavo facendo, al di là appunto dei saluti, ci saranno sicuramente un numero di richieste che prima non dovevamo fare, tipo scusi, può stare un po' più lontano? Questa è una domanda che mi viene fatta in continuazione, perché la gente si sente un po' in difficoltà, no, a dover fare una richiesta di questo tipo e a farla con i dovuti modi. Ma anche cose, adesso insomma si stanno aprendo i primi spiragli, finalmente potremo fare i primi inviti a cena, le cose penso che cambieranno molto, le regole di buona educazione quando ci, per esempio, ci richiamo a casa di qualcun altro. Per esempio, tradizionalmente qui da noi la faccenda di far togliere le scarpe è una cosa che è diffusa in alcuni presso alcune famiglie, ma non è così ampiamente diffusa come può essere, non lo so, in Svezia oppure in Giappone. E tipicamente mi ricordo che una volta con una grande esperta di galateo ho sollevato l'argomento dicendo: ma questa cosa di far togliere le scarpe? E lei è inorridita: ah, no, assolutamente, figuriamoci, perché è vero, per il galateo scoprire i piedi è un gesto comunque intimo. Adesso però probabilmente diventerà un segno di attenzione quello di far togliere le scarpe per la sicurezza di tutti.
o che ne so, quando si va a casa di qualcuno, tipicamente la regola del galateo dice: attenzione, non arriviamo a casa di qualcuno e chiediamo subito di andare alla toilette, perché sembra, come dire, che siamo andati lì solo per fare la pipì, ma invece in questo momento probabilmente la cosa giusta da fare, appena potremmo andare a casa degli amici, è dire: bene, posso usare la toilette e mi lavo le mani. Quindi davvero un rovesciamento di tanti di quelli che sono, e poi penso che un po' li scopriremo vivendo, cioè man mano che incontreremo tutte le situazioni che vivevamo prima, ci renderemo conto che tutto sarà cambiato. Senti Elisa, ma tornando invece sul focus matrimoni, no? Che è l'argomento di oggi, rispetto al regalo da parte degli invitati agli sposi, l'etichetta che cosa dice, che cosa è bene sapere in questi casi? Allora, quindi regalo, allora intanto diciamo subito che quando si riceve un invito a un matrimonio mettiamo da conto di fare un regalo. La cosa che fa eccezione, dove il regalo non è obbligatorio, è la vecchia usanza di ricevere solo la partecipazione. Ora lo sapranno sicuramente meglio Angela e Anna Gemma rispetto a me quanto spesso succede che oggi si stampi, come si faceva una volta, partecipazione da una parte e invito su cartoncino separato, perché oggi mi capita spesso di vedere un biglietto unico che fa sia da partecipazione da invito. Allora tradizionalmente la partecipazione veniva mandata un po' urbi e torbi, e quindi chi la riceveva si presentava eventualmente alla cerimonia in chiesa, mandava un telegramma, dei fiori, cose così. Se riceviamo invece l'invito al, diciamo, alla festa, al ricevimento, oltre che alla cerimonia, assolutamente dobbiamo fare un regalo, anche se, secondo me, diciamo di no. Cioè, anche se nel momento in cui mi arriva l'invito, io dico, guarda, no, quel weekend, non lo so, sono all'estero, non ci posso venire, magari, ovvio che se ti dico un no subito, faccio un piccolo regalino, non andrò a prendere il pezzo più importante della lista nozze, ma secondo me un regalo va fatto. Se invece andiamo al matrimonio, la raccomandazione che mi viene da fare è quello: attenzione a chi è rivolto l'invito, perché non sempre è chiaro se siamo invitati noi più il partner, o noi più il partner e i figli, e commisuriamo il regalo al partecipanti, nel senso che se io vado a un matrimonio da sola farò un regalo di una certa entità, ovviamente se vado con mio marito e due figli è chiaro che l'impatto è molto maggiore, quindi anche il regalo sarà proporzionalmente più importante, ecco. Cioè, a me viene in mente l'esperienza di un matrimonio a cui sono stata 20 anni fa. Mi ricordo che c'era la sorella dello sposo, che era una miss ed era bellissima, e si è presentata con un vestito lungo rosso fuoco. Ecco. Quindi, la domanda mia è estremamente tradizionale, ti chiedo: l'abbigliamento must e must not, diciamo, ad un matrimonio? Allora, io partirei assolutamente dal must not, perché mi hai proprio dato, come dire, il là, me l'hai servita su un piatto d'argento. Allora, sicuramente tutto quello che è sensuale, sexy, eccetera, a un matrimonio non va bene, secondo me, né per la sposa né per le invitate. Poi è chiaro che magari in un matrimonio tardo pomeridiano, serale, potrò essere un po' più glamour che in un matrimonio celebrato alle 11 di mattina, però ho apprezzato molto quello che diceva prima Angelo, cioè comunque il matrimonio è un momento solenne, è un momento importante, e proprio perché è solenne e importante, secondo me, va rispettato anche nella forma, appunto, quindi vogliamo fare la festa scollacciata, mi sembrava ottimo il suggerimento di Angelo, facciamola poi in un secondo momento, o la festa, non lo so, costumi cubani o caraibici. Però per il matrimonio assolutamente, sia per la sposa che gli invitati, per me tutto quello che è apertamente sexy, quindi spacchi, scollature, tacchi da cubista, tutte queste cose qui le vedo veramente fuori luogo. Così come per le invitate, a parte il tradizionale, ovviamente tutti sanno, no al bianco, no al nero, io aggiungerei no ai colori molto chiari che a colpo d'occhio, soprattutto al sole, possono sembrare bianco, tipo il rosa confetto, l'azzurro ghiaccio, cioè quelle cose che a colpo d'occhio possono fare vestito bianco, no al rosso, perché è un colore estremamente sensuale che appunto può restituire questo effetto un po' ballerina di flamenco, che magari va bene in altre occasioni ma non a un matrimonio, e non anche al viola, perché questo dipende un po' da dove ci troviamo, però per motivi, insomma, che soprattutto il viola, come dire, viola quaresima, essendo legato a un periodo non esattamente felice, magari è un colore che gli sposi più scaramantici potrebbero
non apprezzare. Secondo me per gli invitati tutto quello che dà troppo nell'occhio va evitato, cioè il cappello delle dimensioni del fungo di Hiroshima, il make-up super elaborato, le unghie con i brillantini, cioè tutto quello che è troppo, che ruba l'attenzione. Secondo me l'invitato un po' elegante sa che il suo ruolo è quello di invitato e non di rubare la scena agli sposi. Per il l'altro... Scusami se ti interrompo, ma anche sul cappello ci sono delle regole, giusto? Non è che perché vai a un matrimonio metti un cappello. Assolutamente sì, il cappello si indossa solo ai matrimoni di mattina e solo se lo indossano, cioè ai matrimoni di mattina. In realtà il cappello si può indossare fino alle 6 di pomeriggio solo se lo indossano la mamma della sposa e dello sposo. Però dando, diciamo che c'è un matrimonio con cappello dove sappiamo che la madre dello sposo avrà il cappello, comunque... Mi comprerò un bel cappello, ma eviterò di avere quello di Jacquemus che è al diametro di un campo da calcio, perché ruberei, sposterei tutta l'attenzione su di me. Invece posso fare un appello per i maschi e i matrimoni? Certo. Se vi pregano le scarpe marroni. cioè, per favore, nel senso ce ne sarebbero tante di cose da dire must not per i signori uomini, ma se ne devo ne dico una perché non voglio rubare troppo tempo, ma le scarpe marroni per favore no. No, ma andiamo avanti, io voglio sentire anche le altre cose per gli uomini, andiamo avanti, mi interessa. Allora, uomini, beh, una cosa che si vede tantissimo, forse più all'estero che qua in Italia, è lo smoking. Lo smoking sarebbe un abito da sera, quindi andrebbe indossato dopo le 18, poi in realtà poi in Italia diciamo addirittura dopo le 20, ma i matrimoni alle 2 di pomeriggio con lo sposo in smoking sono una cosa non esattamente corretta, anche se se ne vedono tanti. Poi, secondo me, altre cose un po' così sullo sposo, i tessuti preziosi. Mi è capitato ogni tanto di accompagnare amici in cerca dell'abito da sposa e di vedere proposte queste giacche damascate, camicie tipo le di Oscar con i pizzi, le cose. Allora, o sei... Perché mi vengono in mente, perché in questo momento mi stanno venendo in mente tutti i matrimoni dei calciatori? Chissà come mai, non lo so. Però diciamo che io queste cose, allora, o uno ha la personalità per mettersi, se sei David Bowie mettiti quello che ti pare e rimani credibile comunque, però ci vuole la personalità, secondo me questo è un problema, c'è un problema, è una cosa che ho visto un po' di frequente sia con sposi nel senso che spose, quindi sia signori che signore che come diceva anche Anna Gemma, hanno magari un sogno, eccetera, e in questo caso secondo me è assolutamente fondamentale l'essere accompagnati da una figura competente che ti guidi, che riesca a fare un bel mix tra quello che è il tuo sogno e quello che è però anche la realtà con cui, ahimè, dobbiamo fare i conti. Mi viene in mente un matrimonio, per esempio, di un famoso cantante di cui non farò il nome, ma io ero molto piccola, ma mi è rimasto proprio stampato in testa, perché è un cantante non particolare, insomma, bravissimo artista, ma una persona non particolarmente raffinata, che all'epoca del suo matrimonio, celebrato, non mi ricordo in che castello, eccetera, si presentò col tight. Me lo ricordo benissimo. Ero stramazzata. Eccolo lì, io ho questa visione di lui con il tight che evidentemente non ci sapeva, ma ero piccola, cioè con la tuba, cosa... con la tuba io mi ricordo, attaccata in testa, sopra le orecchie, con i guanti, cioè era una cosa che dicevi ma perché? Ma non ti potevi mettere un completo a tre pezzi, anche a due pezzi, cioè stavi benissimo lo stesso, non so come dire. Cioè proprio questo voler essere qualcosa che non si è, che secondo me non paga mai nella vita, né nel matrimonio né in altre circostanze. Guarda, a sentirti parlare di tutte queste regole, cose, attenzioni che bisogna fare, mi vergogno un sacco, perché non conoscendone neanche una, chissà che figuracce ho fatto in giro per tutti i matrimoni a cui sono stata invitata. Cioè, ma no, invece secondo me c'è una sola regola vera nella buona educazione, che è quella di mettersi, cioè di mettere gli altri a proprio agio. Quindi se noi andiamo a un matrimonio con la volontà di far stare bene gli sposi, di contribuire alla riuscita della festa, di prendere parte alla loro gioia, secondo me no, poi chi se ne frega se abbiamo la scarpa un po' troppo scoperta. Cioè queste sono cose che è utile sapere, perché magari ti capita
come dicono gli inglesi, no, meglio sapere e non avere bisogno che avere bisogno e non sapere. Quindi capita l'invito al matrimonio un po' più importante dove non vogliamo fare brutta figura, non vogliamo mettere il piede in fallo, allora ok. Però in tante altre occasioni, secondo me, il buon tono è anche proprio sapere quando le regole del Galateo vanno applicate e quando invece si possono mettere da parte e ce ne freghiamo. Perché, per esempio, la regola vorrebbe che a un matrimonio una signora vada sempre con le calze, ma è evidente che se la mia amica si sposa in agriturismo il 12 agosto, con le calze io faccio ridere. Sì, sì. Assolutamente, chiarissima, grazie, chiarissima e molto interessante. Grazie, grazie. Grazie Elisa. Bene, adesso andrei avanti con qualche altra domanda invece spot un po' così ai nostri ospiti, perché sentendovi parlare un po' tutti ci sono venute in mente altre domande che forse potrebbero essere interessanti per le nostre ascoltatrici. Per esempio, ne avrei una per Angelo in questo momento. Vorrei sapere se quando finalmente, speriamo il più presto possibile, si tornerà alla normalità, se tu hai già studiato qualche idea, qualcosa in questi mesi che ti piacerebbe poi realizzare. Allora, se parliamo dell'ambito del matrimonio, che professionalmente è una parte di quello che faccio, sicuramente mi piacerebbe studiare delle nuove proposte di allestimento che tengano conto delle varianti che stiamo in qualche modo facendo nostre nell'organizzazione del patrimonio. Per cui, per esempio, il buffet dove, permesso che il buffet nei matrimoni che organizzo non è mai lungo chilometri, non è mai sovraffollato, eccetera, però il buffet ovviamente obbliga ad una stretta vicinanza, per cui magari mi piacerebbe pensare a delle formule nuove di servizio, supportate anche da delle realizzazioni. Io sono architetto, quindi delle strutture proprio che permettano un servizio diverso, quindi mi piacerebbe quello se parliamo nell'ambito del matrimonio. Se parliamo dei miei progetti in generale, vorrebbe uscire un mio libro in autunno, un grosso progetto con una casa editrice, ho il progetto di cui accennavo prima, faccio parte di questo progetto con Anna Gemma, quindi abbiamo tante, tante cose belle che ci aspettano. Benissimo. Io invece volevo fare un'altra domanda ad Anna Gemma. Io mi ricordo che iniziai a cercare, fare i giri per trovare il mio abito un annetto prima del giorno che avevo stabilito. E me lo ricordo tra l'altro come se fosse ieri, i primi appuntamenti, le visite in atelier. E io personalmente ai tempi scelsi un gruppo veramente ristrettissimo di persone da avere dietro, perché appunto non volevo che poi i vari pareri mi andassero a creare più confusione che altro. Quindi volevo capire, secondo te, invece, qual è il momento giusto per iniziare a cercare l'abito e da chi farsi accompagnare, chi è meglio lasciare a casa e chi invece è giusto che sia, insomma, per darci un consiglio. Allora, riguardo alla tempistica, ti devo dire che non ci sono grandi regole, perché ci sono spose che amano, che hanno già il desiderio di iniziare subito e a volte un anno e mezzo prima, anche se pare tantissimo tempo prima, però loro se lo vogliono godere, sono attenti a ogni dettaglio e vogliono vedere il fiore per la testa, e sono innamorate in generale dell'abito da sposa e quindi vogliono godersela in maniera veramente lunga. Arriviamo anche alle spose che iniziano 3 mesi prima, perché magari il fidanzato si è presentato con l'anello, e allora ci sono queste spose last minute che sono molto di moda adesso e che decidono di sposarsi subito. Quindi, me l'ha chiesto una settimana fa, però ci vogliamo sposare dopo l'estate. E allora bisogna essere in grado comunque di soddisfare le richieste sia dell'una che dell'altra. Con l'altra c'è più tempo, col tempo più lungo ci si diverte maggiormente, si godono meglio gli appuntamenti, però devo dire che anche i last minute sono divertenti, perché sono spose diverse, sono le millennials, io le chiamo, e che hanno un atteggiamento più, non sono leggere, però sono leggere, danno il peso giusto ad alcune cose e mi diverto molto. Poi l'altra domanda che mi dicevi qual era, che mi sono persa con le millennials. No, sì, dicevo appunto, anche se è meglio, cioè
come consigli a livello durante l'appuntamento avere tante persone oppure poche persone? C'è qualcuno che è meglio che resti a casa perché crea soltanto confusione? Guarda, sicuramente il fatto di arrivare con tante persone alle prove, che lo stanno facendo in molte, diventa fuorviante, diventa veramente impegnativo da gestire, tanta confusione per la sposa e alla fine non si arriva mai a un punto vero, perché poi ogni ragazza dice la sua. Io consiglio la mamma, se è possibile, perché poi alla fine comunque devono tornare con la mamma, perché la mamma ci deve essere, anche secondo me, se poi è un matrimonio in generale ci deve essere, parte della famiglia, e bisogna anche tornare a questi valori della famiglia, come diceva Angelo. E poi magari l'amica del cuore, la testimone, una, due, non quattro, cinque, perché poi diventa veramente uno show. E anche qui prendo una parola, che il matrimonio non è uno show, non è una sfilata, è un attimo di, per me è un attimo dedicato alla famiglia e ai valori veri e ai amici veri. Quindi stringiamoci intorno alle persone vere, quelle che ci vogliono veramente bene e che non sono gelose, non sono in competizione con la sposa. Ci deve essere un clima sereno. E poi anche meno si è, meglio si è. Comunque la regola è questa. Interessante, perché io ho scelto il mio abito senza mia madre, che l'ha visto il giorno del matrimonio. Vabbè, no. Ognuno ha la propria storia. Però tu hai ragione, è vero, soprattutto non circondarsi da persone che magari loro stesse indecise, che non ti sanno consigliare bene, che amplificano le tue insicurezze anziché aiutarti, no? Quindi sì, hai perfettamente ragione. Sì, anche lì si dovrebbe aprire un grande capitolo, perché dovrebbero anche loro capire cioè quanto spingersi con i propri consigli, no? Perché a un certo punto devi anche capire che dall'altra parte possono avere dei gusti diversi, no? Però no, poi invece di crearti confusione... Se ti sta male il vestito, ti devono dire che ti sta male, perché se viene una tua amica e gli dispiace offenderti, non ha il coraggio di dirtelo, io penso anche, no? Quindi c'è un problema. Quello sì, però magari confonderti troppo le idee, no? Completamente con... Magari tu scegli un vestito di uno stile che a loro non piace. Esatto. Però non ti devono buttare giù la tua idea di vestito. Magari ti possono dire questo modello non ti sta bene in quel punto, allora magari lo rivedi, ok? Quindi, però anche quello non spesso è molto chiaro nelle persone. Io l'ho visto quando ho accompagnato altre spose. Invece vorrei chiedere ad Elisa, i bambini e i matrimoni, anche qui, vademecum, come li gestiamo, li invitiamo, non li invitiamo, a quanti età, a quanti anni li invitiamo, cosa gli facciamo fare? Allora, dipende un po', secondo me, dal tipo di cerimonia e di ricevimento che gli sposi hanno in mente, da molte cose, non escluso il budget, perché evidentemente, vabbè, da quanti saranno gli ipotetici bambini, però il punto è che se si invitano i bambini va tenuto presente che i bambini hanno le loro esigenze e va previsto qualcosa per loro. Quindi io, per esempio, quando mi sono sposata ho fatto una cerimonia tra l'altro d'inverno con meno 15 in un castello in montagna e poi seguito da una cena a plassé la sera. Io e i bambini ho detto per favore non li portate, ma non per cattiveria, perché non era il tipo di cerimonia e di ricevimento che sarebbe, cioè a portarli in un castello a meno 15 non credo che si sarebbero divertiti. A una cena a plassé non possiamo pretendere che i bambini stiano, perché i bambini non sono fatti per stare a tavola tre ore a degustare la sella di cervo, cioè loro dopo un po' vogliono giocare, giustamente, perché sono bambini. Quindi se decidiamo di invitare i bambini, mettiamo in conto di dover organizzare, non dico un secondo matrimonio, ma una specie di come dire, intrattenimento parallelo che preveda anche per loro degli spazi, dei tempi, delle persone dedicate, perché se la festa per esempio è la sera non possiamo pensare che i bambini stiano su fino alle 2 di notte, dobbiamo prevedere delle aree dove possono comunque riposare, mettersi a stendere, poi magari non lo faranno conoscendoli, però non possiamo non tenere conto di quelle che sono le loro esigenze. Quindi il mio suggerimento è possiamo mettere in conto, organizzando il matrimonio, di offrire, diciamo, anche ai bambini una situazione che li metta a loro agio, oppure
forse è meglio non invitarli. Io so che un sacco di gente si offende perché mi viene detto tante volte, ma non posso non invitare i bambini perché poi i figli dei, perché poi i miei amici con figli si offendono. Io lo capisco che può magari generare un po' di dispiacere, a parte che insomma di solito si parla di lasciare i bambini per una sera, un weekend al massimo, non è che stiamo partendo per la terza guerra mondiale, ma come appunto diceva Angelo prima, gli sposi sono i padroni di casa, hanno il dovere di accogliere tutti nel migliore dei modi, ma hanno anche il dovere, secondo me, di riconoscere fino a dove possono arrivare. Cioè, se io non ho i mezzi per fare un matrimonio per 100 persone, lo farò per 40, ma a quelle 40 darò il meglio. Se io so che nel mio budget, nella mia sbattimenti organizzativi che sempre ci sono, non ce la faccio a, come dire, preparare qualcosa che vada bene anche per i bambini, a questo punto chiederò la gentilezza ai miei ospiti di fare una cosa solo per adulti. Io la vedo così, insomma, perché davvero cioè, i bambini hanno proprio bisogno dei loro tempi, non è corretto, secondo me è la cosa più sbagliata e più anche proprio brutta per loro, per i bimbi, è portarli a delle cerimonie e pretendere che facciano i grandi. Cioè, possiamo naturalmente chiedergli di avere il loro ruolo, di buttare i petali, di portare le fedi anche lì, nel senso, poi dipende naturalmente dall'età, però facciamoci affidamento fino a un certo punto. Però ecco, non possiamo certo chiedere ai bambini di rispettare i tempi di una cerimonia, di un banchetto, che con i tempi di un bambino non hanno nulla a che vedere. Giustissimo, Elisa, mi sembra molto chiaro, il tuo punto è assolutamente, assolutamente giusto. Allora, adesso ho una domanda invece che voglio fare a tutti e tre gli ospiti, quindi vi prego di essere anche un po' spot, un po' veloci nella risposta, perché poi ho già visto che dalla regia ci sono altre due domande che invece sono arrivate dagli ascoltatori. La mia domanda è, che cos'è che considerate veramente di cattivo gusto in ambito matrimoni, nel vostro campo? Fatemi un esempio così. Qualcosa ci ha già detto Lisa prima, tipo le scarpe marroni da uomo, ma proprio la cosa che... No, l'organizzatore di matrimoni questa cosa no, chi fa abiti questa cosa no, e l'etichetta, l'esperta di che mi dice che cosa assolutamente non si deve fare. Angelo, parti tu. Allora, difficilissimo trovarne una sola, direi, una l'ho già detto, gli eccessi, ne aggiungo due velocemente, cori e canti goliardici assolutamente no. E non ascoltare chi sta organizzando, per cui si vuole per esempio aspettare la sposa fuori dalla chiesa quando invece si deve entrare e c'è qualcuno che ti invita gentilmente a farlo. Ecco, queste cose proprio non devono succedere. Benissimo. Anna Gemma? Io ne cito solo una perché anch'io sono dell'idea che ce ne sono diverse, comunque l'abito da sposa trasparente. Perfetto, assolutamente bocciato. Elisa? Vabbè, vado su un grande classico, i telefoni. C'è l'uso smodato di telefonini quando la sposa entra in chiesa, tutti col telefono puntato, cioè nel senso se la sposa vuole delle foto avrà il suo fotografo, quindi quello dico assolutamente no. Perfetto, grazie. Prima Yolanda accennavi al fatto che stanno arrivando un po' di domande. Allora, io tra le varie vorrei prendere questa, che è per l'architetto Garini, dice... Un consiglio per la gestione del rapporto con i futuri sposi, qua interessante, soprattutto quando si nota che le relative famiglie vogliono intervenire, diciamo, un po' troppo nell'organizzazione dell'evento, dei propri figli o dei nipoti. Quindi chiede, come gestire queste intrusioni? È una domanda molto interessante che tocca un punto che io segnalo sempre, e cioè questo. Il matrimonio è un evento di inclusione, dove ci sono due sposi che si sono scelti e due famiglie che si devono unire ma che non si sono scelte. Quindi è importante innanzitutto da parte degli sposi grande rispetto nei confronti delle famiglie proprie e del proprio futuro consorte e altrettanto disponibilità e apertura da parte dei genitori. Devo dire la verità, il ruolo di chi organizza l'evento spesso è anche quello di mediatore. Mi capita di ricevere telefonate da parte della mamma, dello sposo o della sposa che mi chiedono di intervenire con gli sposi senza dire che la richiesta arriva da loro, magari la sposa che chiede di mettere una parola a suo favore nei confronti della suocera. Quindi succede, bisogna sempre avere un grande buon senso e molto molto tatto nel capire come gestire queste situazioni e anche nell'invitare soprattutto gli sposi e a volte anche i genitori, ad applicare il loro buon senso e la loro educazione nei rapporti con le famiglie.
Molto interessante. Io invece ho una domanda un po' pettegola per Anna Gemma, cioè un'ascoltatrice che chiede: vorremmo sapere come ha scelto il suo abito da sposa e come è nata la passione per il mondo della sposa. Da bimba, da piccolina, il mio sogno era proprio disegnare, fare la stilista o la ballerina. Per cui ho fatto per un certo periodo di tempo la ballerina di danza classica, ovviamente, rigorosamente. Per cui poi alla fine sono passata il tulle, l'ho spostato sulla parte della moda che preferivo, ma anche perché l'abito da sposa è un po' l'unico segmento che mi consentiva di fare la designer e di lavorare in un ambiente di sogno, un ambiente sempre magico e soprattutto lavorare con gli abiti ampi, perché anche io da ragazza immaginavo questi abiti, l'abito della principessa, quindi questo, quindi ho messo insieme le due cose. Il mio abito da sposa è stato un po' influenzato da alcuni film all'epoca, perché io comunque sono divorziata, mi sono sposata tanti anni fa. Ed era un po' Damazzone, quindi aveva un cappello, aveva un più che cappello, aveva una piccolissima toque, aveva la gonna, era di tulle, il corpino pulito, ricamato, però sotto aveva comunque un pantalone. Era Ah, un però po', sì. Avevo un molto blazer di creativa. tulle, sì, l'ho disegnato io, lo disegnai io all'epoca. Però ecco, unire l'arte a un abito che ti dà la possibilità di creare. Veramente, e questo è l'abito da sposa. Poi certo, nell'alta moda si possono fare tante cose, però la sposa ti dà molta libertà. Sì, decisamente. Ma a te piacciono gli abiti da sposa non bianchi? Sì, ecco, anche lì, tutto relativo. Ho creato anche degli abiti sposa, una volta nero. Ma lei era una darchettona, non voleva proprio sentirne parlare, e poi comunque una donna che gioca con due bambine. Lei si è vestita tutta di nero, mi ricordo anni fa. Poi un'altra volta ho avuto una richiesta di una sposa che si voleva, una campionessa di spada, si voleva vestire come nel 1300, per cui proprio rasata la testa, la corona, sembrava una principessa medievale. E la madre appunto chiama di nascosto l'Anna Gemma, allora la prego, Anna Gemma, la prego, può darmi Sant'Ambrogio. Quindi anche lì devi sempre un po' mediare. Eh sì. Mediare, tutto è bello, però è tutto relativo e molto, deve essere molto legato a quello che si fa, come dice giustamente Elisa. Non... Cerchiamo di stare close, cioè vicini alla realtà e alle cose, insomma, possibili. Visto che Anna Gemma hai tirato fuori queste cose così originali, mi viene da fare una domanda ad Angelo e ad Elisa. Qual è la cosa più originale che hanno, allora, che Angelo ha fatto organizzando un matrimonio su richiesta degli sposi, ovviamente, e che Elisa ha visto in ambito bon ton, cioè che hanno fatto qualcosa di assolutamente originale, pur magari non uscendo dai canoni del bon ton. Non so se Angelo, vuoi cominciare tu? Raccontaci qualcosa di. Allora, vi do due risposte. La prima è stato un matrimonio organizzato a Venezia per una coppia di americani, per cui abbiamo fatto arrivare la torta da New York, perché la sposa voleva assolutamente la wedding cake americana, che poi in realtà è molto semplice, quindi è arrivata tutta scomposta in varie scatole ed è stata rimontata poi a Venezia. Quindi questa resta proprio una particolarità, di quel matrimonio. Quindi questa direi che è un po' la cosa che viene sempre in mente. Ricordato. Esatto. Poi in realtà ne abbiamo parlato, era una festa di anniversario e la festeggiata, eravamo a Ibiza, aveva dimenticato l'abito a Parigi. Per cui c'è stato un momento di panico, aveva già organizzato un aereo privato per andare a recuperare l'abito, che poi in realtà ha trovato. Ecco, quindi mi ricordo anche questa cosa come Così. piuttosto particolare, insomma, momenti un po' di tensione, ma che poi si sono risolti. In ogni caso l'avrebbe mandato a prendere, quindi in quel Certo. caso poteva farlo. Meno male, meno male. Elisa, invece tu qualcosa di originale che hai visto o che.
Ma a me viene in mente, cioè come sicuramente come palma dell'originalità, mi viene in mente un matrimonio shinto a cui ho avuto la fortuna di assistere in Giappone, quindi appunto vedere anche come cambia totalmente. Poi in realtà anche i giapponesi hanno, come si dice, adottato un po' la moda del matrimonio all'occidentale, quindi spesso fanno una doppia cerimonia. Quindi una parte con i costumi, diciamo il kimono, il costume tradizionale, poi una parte invece in abiti più occidentali. Però devo dire che vedere proprio tutta la famiglia vestita con i kimono tradizionali, perché poi c'è, a parte ovviamente quelli degli sposi e i vari kimono cerimoniali che sono più d'uno per la sposa, ma anche vedere proprio tutte le famiglie vestite e comunque con questa grande ritualità che loro hanno, è stata veramente un'esperienza di once in a lifetime, come si suol dire, veramente magnifica, anche perché poi fanno queste processioni con gli ombrelli cerimoniali, è qualcosa di magnifico che ci fa capire come davvero quello del matrimonio sia un rito solenne, cioè poi noi lo vediamo tanto come festa eccetera, ma in realtà proprio in tutte le culture è un rito che ha una solennità incredibile. Davvero. Grazie mille, molto interessante. Purtroppo il tempo qua è tiranno, quindi è già passata un'oretta e siamo quindi in chiusura di puntata. Peccato, perché vedo che saremmo riuscite ad andare avanti ancora un po', ma insomma faremo veramente magari una puntata due prima o poi. Prima di chiudere però faccio le solite segnalazioni, che sono segnalazioni di idee o servizi che abbiamo trovato online durante la settimana o che ci hanno segnalato le nostre ascoltatrici. Allora, vi devo ricordare che venerdì 22 maggio ha avuto inizio la prima scuola di cucina firmata Negroni, è un appuntamento virtuale gastronomico con ricette pensate per essere fatte insieme ai bambini, con l'aiuto ovviamente e la supervisione degli alunni. A fare l'insegnante è Erika Liverani, che è una food influencer e mamma della piccola Emma, che è la sua preziosa e immancabile aiutante, la bambina circa piccolina, quindi non so se avete mai visto le sue ricette, ma sono divertentissime perché la mamma le dice cosa fare, lei si mette lì, cucina, è veramente uno spasso, oltre che impari a fare delle buone ricette. E ci sono diversi appuntamenti, sono 6, ogni settimana ce n'è uno, ogni venerdì alle 12, e si trovano sulla pagina ufficiale di Erika Liverani, ed è un modo per passare il tempo anche con i propri bambini facendo cucina. Vi ricordo che il link a questi video lo trovate nei commenti sotto la puntata. La seconda segnalazione di oggi è di 2 nuovi percorsi online per giocare con l'arte e creare animali fantastici. Questi percorsi sono proposti dal gruppo TRA. Entrambi i percorsi constano di 5 laboratori, che però possono essere fatti o tutti insieme, uno di seguito all'altro, oppure anche uno per volta. Trovate sempre tutte le info e tutti i dettagli nel link nei commenti. Ma è giunto il momento di salutare i nostri ospiti, perché purtroppo, come ripeto, il tempo è tiranno e quindi abbiamo finito. Quindi ciao Elisa e complimenti. Grazie molte dell'invito, saluto tutti, è stato veramente piacevole, grazie. Per voi grazie Anna Gemma. Grazie ciao. A voi, a presto. Grazie. Grazie. Ti seguiremo su Blog Mamma con la tua nuova rubrica, allora grazie mille. Grazie a voi. E grazie Angelo, arrivederci, alla prossima, è stato un piacere. Grazie. Piacere mio davvero. Averti con noi. Arrivederci, ciao. Grazie. Arrivederci, a presto, ciao. 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 Monica, ciao. Ciao. Alla prossima. Ciao. Vediamo giovedì prossimo. Ciao.